Io sono Roberto Giorgi del Dipartimento di Ingegneria di Informazione e Scienze Matematiche e mi occupo di architettura dei computer. Ci siamo divertiti a costruire alcune board, qui dietro di me ci sono alcuni esemplari, che utilizziamo per applicazioni quali smart home, videosorveglianza o anche applicazioni molto più sofisticate. Qui accanto a me c'è il mio collega con cui collaboro. Sono Maurizio Caporali del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive. Noi ci occupiamo più degli aspetti legati all'attività dell'utente, a che cosa fa l'utente attraverso questi oggetti. Quindi andiamo a progettare nuove modalità, nuovi sistemi di interazione con tecnologie all'avanguardia. Più recentemente, grazie agli ingenti finanziamenti della Commissione Europea, abbiamo iniziato a collaborare sul progetto Axiom, di cui vedete qui accanto a me la realizzazione della prima board di alcuni mesi fa, che è basata su un chip molto potente, la cui tecnologia si chiama logica riconfigurabile. Quindi non solo il software viene riconfigurato, ma anche l'hardware, e questo permette di ottenere prestazioni molto elevate con dei consumi più ridotti rispetto a quello che si ottengono con altri computer classici. Poi l'idea fondamentale è di cercare di mettere insieme più di queste board, come vediamo in questi cosiddetti cluster di 8 calcolatori, di 4 calcolatori, e collegarle in maniera semplice e in modo tale che sia facile anche programmarle. Durante la notte dei ricercatori avete la possibilità di provare queste board e rendervi conto in prima persona di come siano più efficienti.